le prime foto e poi mangio. Me l'ha chiesto prima foto. Okay. Signora Ministro della Difesa, dottoressa Elisabetta Trenta, sono il luogotenente Pasquale Fico del Delegato Goccio Esercito. Conoscete da tempo il mio modo di lavorare per la tutela degli interessi del personale rappresentato. Sapete anche che tante volte ho pagato personalmente il mio impegno, ma l'ho fatto consapevole della indiscussa solidarietà dei colleghi che mi hanno eletto per ben 4 volte, iniziando nel lontano 1994 a ritorno dalla mia missione in Somalia. Ma oggi, dopo ben 24 anni, signora Ministro, sono stato rieletto per la 4ª volta e anche stavolta rientro dall'Afghanistan. Addirittura mi sono candidato online, tipo il Movimento 5 Stelle, e i colleghi, mentre ero in Afghanistan, in Italia mi hanno votato. E quindi sono molto orgoglioso di ben rappresentare per la 4ª volta questi colleghi. Ma signora Ministro, dopo ben 24 anni devo ancora denunciare il grande malessere che c'è all'interno delle Forze Armate. Abbiamo subito dai vari governi una serie di provvedimenti negativi e umilianti per i gradi e ruoli dei marescialli, sergenti e graduati. Per non parlare dell'ultimo provvedimento fatto dalla ministra Pinotti, che dalla sera alla mattina ha trasformato tutti gli ufficiali in dirigenti. Neanche Pinochet fu capace di fare una cosa del genere, creando una forbice retributiva economica estremamente ampia a sfavore dei più deboli. Signora Ministro, le sperequazioni nascono dalla legge 216/92, dove poi furono emanati i decreti legislativi 196, 95 e seguito. E già allora io feci il primo sciopero della fame per protestare contro le sperequazioni che io mi trovai, signora Ministro, mi deve, scusate se parlo, racconto la storia, così almeno lo sanno, poi qui ci sono anche dei testimoni di quello che ho fatto. All'epoca tenente colonnello Arabbia, il suo attuale vice sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, generale Deleverano, era colonnello, e per fare altri nomi, ce ne sono tanti, che mi hanno anche assistito, addirittura mi volevano punire, il procuratore militare disse esercito a difesa, assistete Fico, se no vi schiaffo dentro a voi, perché mi dettero anche l'assistenza sanitaria, perché la prima volta feci 15 giorni di sciopero della fame, la seconda volta 30 giorni, ci aggiunge anche 3 giorni di sciopero della sete, sono crollato perché oltre il 3º giorno potevo subire delle gravi conseguenze fisiche. E là c'era il colonnello Deleverano che insieme a generale Rossi, insieme a qualche parlamentare mi portarono al cielo 3 giorni e lui mi portò il panino, lui è testimone, di nascosto, non lo potevo mangiare. Quindi per arrivare all'ultimo riordino, decreto legislativo 94 del 29 maggio 2017, che ha rafforzato le sperequazioni che ostacolano il raggiungimento dei gradi apicali dei marescialli, nel riconoscergli un vero ruolo direttivo, nel riconoscerci il parametro del capitano. Signora Ministro, io oggi indosso il vecchio grado di luogotenente e io non lo cambio, signora Ministro, perché ci hanno dato dei distintivi di grado che sui social gira una foto di un ufficiale africano, non so di quale nazione, è uguale, 2 binari rossi con 2 stelline, ma il grado, la stella, viene dalla storia, maresciallo maggiore aiutante di battaglia, perché quando in guerra andava la truppa con i giovani sottotenenti e morivano, i marescialli più meritevoli venivano promossi per sostituire questa carenza di ufficiali, quindi un grado storico. Quindi non capisco perché adesso ci hanno rimbicciolito, ci hanno messo 2 stelline affiancate. Il parametro, avevamo il livello del maggiore, maresciallo maggiore aiutante aveva il livello del maggiore, poi con tutti questi disordini che sono stati creati nel tempo, ci hanno ridotto, quindi non parlo solo dell'esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, anche se nel 95 io da superiore di grado del brigadiere diventai inferiore di grado, perché lui diventò superiore di grado di due gradi. Quindi ecco, signora Ministro, con tutti i suoi tecnici che sono molto esperti, che sanno di che cosa sto parlando, ce l'ha al suo fianco, di fare uno studio su questa cosa, un'indagine conoscitiva di tutte le penalizzazioni che abbiamo subito negli anni, signora Ministro. Non è che noi vogliamo essere dei privilegiati,
non abbiamo nessun diritto, però vogliamo avere pari dignità. E anche con il decreto sicurezza, che il ministro Salvini ha messo tanti soldi per le forze di polizia, signora ministro, se vuole io le faccio uno sciopero della fame a sostegno del suo impegno, e glielo faccio volentieri, affinché signora ministro, non sto scherzando, lo faccio, affinché vengano stanziati fondi, ma non presi dall'esercizio, come ha detto il Gigino Di Maio, il vice premier, dobbiamo ridurre i fondi per le forze armate. Lui non sa neanche di che cosa stiamo parlando, signora ministro. Non ha fatto l'ufficiale o il soldato. Lo portiamo insieme a lei 15 giorni in Afghanistan e gli facciamo vedere come vivono i militari, signora ministro. Glielo dirò io al vice premier sul incontro, o poi glielo scrivo. Quindi, per concludere, quello che le chiediamo è veramente un impegno. Per quanto riguarda la delega che voi avete presentato, la delega dice che entro il, non mi ricordo se il 30 novembre o 30 settembre del 2019 devono essere emanati decreti correttivi. Signore Ministro, ci stiamo prendendo in giro, perché per emanare i decreti correttivi ci vuole tempo. Allora voi, col vostro potere di ministro, chiamate i ministri competenti e dite: sospendiamo i decreti correttivi che stanno andando avanti, carabinieri, guardia di finanza e forze di polizia, aspettiamo che arrivino i decreti correttivi delle forze armate e dopodiché ripartiamo con le audizioni e ripartiamo con gli stessi provvedimenti, signora ministro. Questo che chiediamo fortemente. Dopodiché, e concludo, per quanto riguarda il personale che lavora sulle strade sicure, come ha detto il nostro presidente, il personale è orgoglioso di fare questo servizio di sicurezza alla nazione. Io che ho fatto tantissime missioni le posso confermare e garantire che siamo il popolo più apprezzato nelle missioni, ma siamo anche quello meno pagato, ma questo non fa niente. Però il personale che adesso è in territorio gli deve essere data la dignità economica, la dignità di tutto. La ringrazio, signora ministro. Bravo.